Negli anni 80 il modello della comunicazione di Jacobson era premessa della grammatica. Quel modello, un po' semplificato perché ha dei sei elementi della comunicazione, quello che Jacobson chiama contatto era ridotto a canale in una maniera molto fisicista della comunicazione. Però allora questa pretesa di mettere all'inizio della grammatica il modello di comunicazione mi pose un interrogativo, cioè in che senso poteva abilitare i miei studenti, che non erano proprio i più avvantaggiati dal punto di vista culturale e sociale, era un istituto tecnico e poi professionale, statale, poteva abilitarli davvero a diventare interlocutori. Allora mi accorsi che quel modello non funzionava in classe, cioè chiaramente la dimensione comunicativa di classe era inattendibile, no? Cioè, questi non c'erano. Non ascoltavano, erano altrove. La riflessione che io allora feci era proprio sulla differenza di codici che richiedeva la scuola, cioè loro erano soggetti abituati a un codice orale, no? L'oralità che, in cui prevalentemente la funzione, per stare sempre a Jacobson, dominante era quella fatica, cioè di contatto sociale, no? Di stabilire una socialità immediata. Infatti il momento più gratificante dello stare a scuola era l'intervallo. Ma non c'è dubbio, però è sempre stato, sempre stato. anche ai miei tempi. Il momento dell'aula era anche proprio pieno di emozioni, di rabbia, di frustrazione, di estraneità. E allora lì entrava in gioco proprio la differenza di codice, tra, per semplificare, codice più orale, più semplice, codice più elaborato della scrittura. Quello a cui il modello di comunicazione non abilitava era proprio questo passaggio. Perché cosa cambia nella differenza di cambia Cazzo se cambia. la diversa funzione sociale che tu hai, Non di solo, non riconoscimento solo, sociale, non di solo. costruzione di sé. No, ma non solo, ma la scrittura è proprio diversa Sì. dall'oralità, nel senso che la scrittura ha una logica, prima di tutto lineare, Linea, certo. grammaticale, eccetera. Cioè sostanzialmente tu nel Ma momento in cui risponde a stai. funzioni diverse. Ma non è solo quello, è proprio, si risponde a regole diverse, cioè ti sto parlando della struttura istituzionale della scuola. Sì. Tu come docente e nel momento in cui stai lavorando sulla scrittura eserciti un'autorità diversa e in qualche modo più repressiva rispetto a quella che eserciti nella semplice oralità. Ma già l'idea di classe, bocciatura, promozione, eccetera, sono tutte basate sulla scrittura. Cioè, sostanzialmente, un liceo è un libro. Tu ogni giorno fai qualche pagina, qualche riga, qualche pagina, eccetera, poi se hai letto e imparato bene tutto, passi al capitolo successivo, se no ti devi rifare lo stesso capitolo perché non l'hai imparato bene. Cioè, la logica è assolutamente quella. Ed è una logica che loro. Ma guarda che anche a me mi faceva girare i coglioni sta cosa, e io ero il primo della classe, però mi faceva girare i coglioni lo stesso. Non è che loro solo fossero arrabbiati, loro in più avevano un problema sociale, eccetera, di rifiuto maggiore. Però questa cosa qua è talmente impressa sopra che in qualche modo non puoi accettarla passivamente se non sei proprio uno che introietta tutto così. Questo secondo me, cioè non è solo una questione di codice, è una questione di No, regole infatti sociali. la differenza di codice ti pone un cambiamento di funzione sociale, del tuo ruolo Ma non è sociale. solo che Cioè, sia. faccio un esempio. Da un'inchiesta che è stata fatta negli anni già 2000 e oltre, nelle famiglie proletarie, sottoproletarie turinesi, mentre è dominante nelle classi subalterne la funzione, come di contatto sociale, la modalità verbale dominante nelle famiglie, nel senso di un modo verbale imperativo. Certo. Cioè fai, no? Cioè, quindi trasmissione d'ordine, eccetera. Per cui i codici della scuola le capiscono anche quando tu devi gli ordini di Sì, replicare, certo. però poi non sono capaci perché questo implica un'assunzione più complessa del proprio ruolo, cioè imparare codice regolare vuol dire imparare che la lingua ha una funzione espressiva, una funzione argomentativa, tutte le funzioni, anche poetica, creativa, che loro non No, esercitano. non sono d'accordo. Li stai impoverendo troppo. Non è che questi hanno solo le interiezioni e l'imperativo. No, Questa. vabbè. Cioè, secondo me, noi tendiamo un po' troppo a semplificare la lingua di queste persone. Io credo semplicemente che
abbiano delle capacità, per esempio narrative, perché ne hanno bisogno, che sono espresse diversamente rispetto a come lo faresti tu, quindi con un uso della consecutio temporum che tu consideri povera, eccetera. Però raccontare raccontano. Cioè, secondo me c'è anche un po' un rischio di, invece di cercare di capire come anche le classi subalterne fanno delle operazioni, magari che a noi sembrano povere, che però magari sono semplicemente differenti, e quindi ti pone il problema di traduzione, eccetera, a dire questi qua sono privati. No, non l'hai detto tu. Infatti non ti sto accusando di questo. Ti dico, quando mi dici l'inchiesta che dice usano l'imperativo, eccetera, può esserci qualche pregiudizio. No, volevo aggiungere una cosa che ci siamo persi. La scuola attiva degli anni 60-70. La scuola attiva è stato un movimento importante, a Torino tantissimo. E 60 era Dewey. Era Dewey, ma a Torino era De Bartolomeis. Sì, era De Bartolomeis, okay. Però c'era dietro Dewey. Certo. E uno dei punti fondamentali è che il PC, eccetera, con Dewey ha fatto la guerra. Lo so. Però a Torino, nonostante tutto, noi la facevamo alle scuole elementari e la narrazione era quello. Cioè, i bambini di 5 dialetti diversi, che non parlavano italiano a casa, che avevano questo lessico in casa di tipo performativo, di tipo, non gli puoi chiedere di esprimersi come si esprime il bambino. Certo. E allora l'idea è l'esperienza, lui, l'esperienza, no? Cioè gli faccio esperire la narrazione. Cosa facevamo? Prendevamo un fornellino da campo, il pentolino, il padellino e l'uovo e gli dicevamo cosa vedi. Allora, la descrizione, la narrazione, descrizione di esperienza e le parole le trovano. Certo. E secondo me capisci. No. Ma infatti è questo il punto, che c'è secondo me è un po' una rassegnazione mascherata da, da critica, no, ma mascherata anche da critica sociale, però degli aspetti di rassegnazione. Questa è la mia preoccupazione rispetto a questi discorsi. Dopodiché, ovviamente, i problemi ci sono e come. Intanto appunto anche noi la scuola si rompeva i coglioni in modo drammatico, perché io ero il primo della classe, però mi rompevo il cazzo ad andare a scuola tutte le volte. Era libresca. Ma sì, sì. No, io ti ho detto, non è un problema di apprendimento di codice, è che cambiando codice cambi ruolo quello sociale e costruzione di sé. Quello sicuramente. E quindi però si deve andare verso non l'apprendimento dei modelli comunicativi o della grammatica, ma verso forme esperienziali attive in cui tu eserciti l'uso della parola e quindi un uso di te sociale diverso, quello è da apprendere. E viene anche visto come soggetto, capisci? Esatto. Perché per i bambini di questa estrazione qua non sono soggetti nella loro famiglia, ma perché è così? Perché non c'è tempo. Le famiglie sono così varie. Certo. C'è anche il loro rapporto con la televisione, con internet, eccetera, che può essere anche di... Di autoapprendimento, eccetera. Chi decide cosa guardano i ragazzini? Cioè, fa molto quella situazione in cui, ok, è una modalità di apprendimento, perfetto, benissimo. Io anzi, preferisco benissimo. Quello piuttosto che le mamme che non gli fanno vedere nessuno schermo. No, ma io non lo faccio, ma sono d'accordo. Chi decide cosa, quali informazioni vengono passate? Cioè, è tutto giusto, sono assolutamente modalità fantastiche. No, io non dico che siano fantastiche, io dico anche lì c'è una comunicazione imperfetta, cioè non è una roba che gli arriva e che loro assumono, non è neanche una cosa che loro elaborano del tutto liberamente, è una relazione che si stabilisce, che in parte è condizionata anche dall'ambiente e in parte è condizionata dalla testa della persona e dalle altre esperienze che sta facendo. Come nella sua il carattere, il temperamento, il carattere nessuno me lo spiega, guarda, io il carattere non ho ancora trovato nessuna spiegazione scientifica. Guarda, eredità, temperamento. Perfetto.